Una giornata storta sotto tutti i punti di vista. In un colpo solo il notaresco perde l'imbattibilità della propria porta che durava da 500 minuti ed incassa una pesantissima sconfitta dopo 6 risultati utili consecutivi. Il derby contro l'Avezzano è stato un condensato di errori per il rossoblù, specie nel primo quarto d'ora della ripresa. Per i marsicani 3 punti d'oro in chiave salvezza con gli uomini di mister Giampaolo che hanno approfittato di ogni singolo errore dei locali, dimostrando un cinismo anche inaspettato. Gara strana e difficile da raccontare, visto che fino al 42esimo del primo tempo i marsicani non si erano mai visti nell'area avversaria. Poi il crollo. Cudini promuove titolare Di Stefano al posto di Fabriani, ma deve rinunciare a capitan Mozzoni, infortunato, Marcelli squalificato e Moretti e Cancelli colpiti nella notte dall'influenza. Out Bisegna e Bruni invece tra gli ospiti. Dopo 7 giri di lancette è occasionissima per il notaresco con Minella che conclude dal limite, palla fuori di un niente. E la squadra di casa a fare la partita dal 20esimo, sempre il bomber argentino ci prova direttamente su punizione. Sinato è attento e blocca a terra. La squadra di mister Giampaolo agisce solo di rimessa e i rossoblù ci provano ancora al 32esimo con un'azione ben orchestrata. Laringe ci prova dopo la bella sponda di Bontà, la difesa bianco-verde si salva. Al 42esimo, nella prima mezza sortita offensiva, l'Avezzano passa, punizione dal limite per spinta ai danni di Samb, che di fatto vede solo l'arbitro. Manari calcia e beffa Monti per il classico gol dell'ex. Si va a riposo e in avvio di ripresa gli ospiti archiviano la pratica nel giro di 2 minuti. Al secondo Samb approfitta di una dormita difensiva e batte Monti in diagonale. Al quarto il pessimo Castellone di Napoli assegna un rigore per un fallo di mani di Di Stefano che lascia molti dubbi. Dagli 11 metri l'altro ex Padovani supera l'estremo difensore di casa per lo 0-3. Un minuto prima del quarto d'ora Dalmazzi si spinge in avanti, ma ad un passo dalla linea bianca l'Avezzano si salva in angolo. Al 16esimo ecco il poker dei biancoverdi con Tariuk che indisturbato nell'area piccola salta e mette alle spalle del portiere di casa. Notaresco 0, Avezzano 4. In una giornata così negativa il notaresco si toglie quantomeno la soddisfazione di trovare la rete della bandiera con Bontà che in area e in velocità supera tutti e mette alle spalle del portiere ospite. Una mera gioia in una partita da dimenticare al più presto per il notaresco e che invece alimenta le speranze salvezza dell'Avezzano.